Buongiorno signori, sono l'uomo di casa. Oggi parliamo di come testare la nostra batteria dell'automobile. Con il nostro tester automatico ci vogliono veramente 30 secondi. Io non voglio allungare questo video, quindi sarò brevissimo. L'unica cosa che dobbiamo vedere prima è come interpretare i dati che il nostro tester o multimetro ci darà. Quindi prima qualche secondo vediamo come interpretare i dati e poi vediamo come riuscire a capire se la nostra batteria è scarica o meno con il nostro tester automatico. Detto questo, io non voglio tediarvi oltre, per cui pollice in su, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e buona visione a tutti! Bene signori, partiamo con lo spiegare come riuscire a interpretare i dati che poi troveremo nel nostro multimetro o tester. Allora, diciamo che la carica perfetta della batteria si aggira intorno ai 12,8 volt. Quindi voi vedrete comparire nello schermetto del vostro multimetro o tester 12,8 o una cifra che sta lì intorno. Più si scende verso il basso, più la carica della batteria è minore e quindi vuol dire che la batteria è vecchia e si sta usurando. Ovviamente, finché scende di poco, non è un problema. Quando è che ci dobbiamo preoccupare? Ci dobbiamo preoccupare quando la tensione della batteria scende sotto i 12,3. In quel momento vuol dire che la batteria sta morendo e dobbiamo correre ai ripari il più presto possibile. Inizia il fenomeno che si chiama solfatazione, che non so spiegare qui perché diventerebbe un po' troppo lungo il video, però in quel momento lì, ragazzi, dobbiamo cambiare la nostra batteria se non vogliamo che ci lasci a piedi. Poi, volendo, se vogliamo aspettare, possiamo sempre farlo, possiamo tenerci in macchina un bel booster, che ho già pubblicato una bella recensione sul canale, così se succede qualcosa abbiamo qualche tempo in più. Però da quel momento in poi dobbiamo incominciare a preoccuparci. Ora andiamo a vedere come misurare correttamente la tensione della nostra batteria con il nostro tester automatico. Bene signori, come avete visto il nostro multimetro automatico ha fatto tutto da solo, io l'ho solo acceso. La mia batteria segna 12,63 volt, quindi vuol dire che è ancora a metà della sua vita e può girare ancora per un bel po'. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, spero soprattutto che vi sia stato utile, quindi vi invito subito a mettere un bel pollice in su, a iscrivervi al canale, a condividere questo video con i vostri amici e ci vediamo al prossimo video.